Emozioni di sfiducia alla fine sono anche stimolanti. Io non è che le drammatizzerei queste cose, magari è brutta questa mozione di sfiducia perché si innesta su una vicenda che doveva essere superata. Io condivido il pensiero di Roberto Fico, ma non perché faccio il sindaco, l'ho sempre condiviso. Quando uno viene eletto, in particolare con l'elezione diretta del sindaco, si fa il mandato. Io l'ho fatto già una volta e sono stato rieletto, quindi valutato positivamente dai napoletani. Nel 2021 non mi potrò più rieleggere, però porrò alla valutazione della città il rendiconto consuntivo di quello che abbiamo fatto. Provare a far cadere, come tante volte è successo in questi anni, perciò la mozione di sfiducia è una delle tante che sarà presentata. Io vorrei ricordare il trabocchetto istituzionale del sindaco sospeso, ma potrei citarne penso non meno di 20-30 tentativi che hanno messo in campo in 8 anni in modo subdolo e anche molto strumentale, certe volte anche violento, con cui hanno violento dal punto di vista istituzionale e politico, hanno cercato di farci cadere. Ma noi andiamo avanti perché abbiamo l'obiettivo, come stamattina siamo qua, di migliorare esclusivamente la città e fare l'interesse dei cittadini. Poi la politica è fatta di mediazioni, è fatta di ascolto, però poi la politica è fatta soprattutto di decisioni e di farlo nell'interesse di chi vi ha votato. In questi giorni si sta parlando da parte di alcuni di tutto tranne che di interesse ai cittadini, compreso la mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia non ha nulla che riguarda l'interesse dei cittadini. Quindi le parole di una persona attenta come il Presidente della Camera, che poi è napoletano, sono parole che io condivido e vanno esattamente nella direzione in cui stiamo operando.